Lito Fazio, Lito Fazio, Lito Fazio rientra e risolve la partita sicuramente più complicata dell'anno, perché il Catanzaro a Viterbo contro il Monterosi si presenta senza 5 giocatori squalificati e dopo 10 minuti perde anche Cianci per un brutto colpo alla testa, per lui una commozione cerebrale, andato al pronto soccorso non ricordava il momento, domani mattina un attacco per lui, per avere maggiori risultati, maggiori chiarimenti su quanto accaduto, ma il ragazzo sta bene e credo che questa sia la notizia più importante di giornata dopo quella, no, prima di quella e più di quella, della vittoria del Catanzaro, che vince anche oggi davanti a 700 tifosi giallorossi che hanno concluso così. E allora è veramente vero che è dura durissima, lunga lunghissima, ma mamma chi simu forti. Benvenuti ad una nuova puntata di Studio Giallorosso, con me, sempre con me, alla mia sinistra, il veterano Mimmo Barbaro. Buonasera a tutti. E poi lei, pensavo la giornalista più bella d'Italia, poi ho conosciuto quella ragazza fantastica, collega di Monterosi, e ho capito che è scesa subito in settima posizione, Stefania Scarpò. Vabbè, pazienza, me ne farò una ragione. E allora, ero un po' emozionato all'inizio, mi sono un po' incartato per la situazione di Cianci, e questo perché ho notizie in tempo reale, e mentre facevo il lancio mi arrivavano le notizie sul cellulare e le leggevo con l'occhio destro, quindi vi chiedo scusa. E Cianci, che come detto, visto che già in tantissimi ci state chiedendo quali sono le sue condizioni, ha subito un colpo alla testa al 10° minuto, forse ci stava anche il rigore, ma questo passa sicuramente in secondo piano. Poi il ragazzo ha avuto dei capogiri, dei giramenti di testa, non ricordava il momento, non riusciva a stare in piedi, trasportato all'ospedale di Andria, gli è stata riscontrata... Di Viterbo, perdonami Mimmo, lapsus freudiano, di Viterbo, è riscontrata una commozione cerebrale, domani sarà sottoposto a TAC. Andria perché? Perché in contemporanea si sta giocando Crotone Fidelis Andria, il Crotone sta perdendo 1-0 all'Ezio Scida. Altri risultati importanti? Sì, la vittoria del Pescara di Misura sul Messina. È chiaro che a questo punto è un campionato a tre, perché i numeri sono stratosferici, e tra questi c'è sicuramente il Catanzaro, soprattutto il Catanzaro, che anche oggi vince la partita più complicata dell'anno. Prima di parlare, fammi fare un saluto a Gaia, perché ci vede da Roma, e allora dice. Posso che... raccontare questo aneddoto? Lo puoi raccontare. Dovete sapere, no, cari web spettatori, che la nipotina di Mimmo Barbaro, che abita a Roma, e saluto anch'io, ciao Gaia, tutte le puntate di Studio Giallorosso segue il nonno, e alla prima inquadratura lo saluta, lui non risponde, quindi poi si lamenta: nonno, io ti saluto, tu perché non mi rispondi? Gaia, sei fantastica! Ok, torniamo all'aspetto calcistico. Io voglio partire con uno dei primi messaggi che è arrivato, di Rosaria, che dice: Oia fu longa, longhissima. Ha ragione. Eh sì. Ha ragione. Io ho scritto subito dopo il 95esimo, ti ho scritto una frase. Oggi è una grande vittoria. Eh sì, vale doppia. Ha una grande vittoria perché non va al di là dei tre punti. Perché è una squadra che ha dimostrato che... Intanto, grazie alla regia di Danilo Scalise che manda uno di quei messaggi che noi riceviamo prima di andare in onda. Cioè, tanta gente che ci chiede a che ora andiamo in onda. Perché? Perché si muove la città. Perché si muove la provincia, si muove la regione, si muove la nazione. Oggi a Viterbo tanti arrivavano da Roma e da altre parti d'Italia. Si muove la città. Vai, Mimmo. E allora stavo dicendo, va al di là dei tre punti, perché intanto per le assenze, che erano cinque, quindi ha dimostrato il Catanzaro quest'anno di non avere una panchina, ma di avere 22 titolari, 23, 24, quanto sono, uno meglio dell'altro. Secondo, perché lasciatemi un attimo di commozione, ma per Lito Fazio.
meritava ampiamente, dopo le sofferenze che ha passato, meritava questa vittoria che è sua, è targata da un suo fantastico colpo di testa. Ragazzi, oggi la vittoria l'hanno costruita tutti i difensori su un calcio, sull'ennesimo calcio d'angolo, perché Catanzaro ha battuto 9 calci dalla bandierina, mentre ed era una partita difficilissima, perché Menichini ha disposto bene la sua squadra, e approfittando anche del fatto che giocava fra le mura amiche, quindi probabilmente con l'alternanza che ha questo Monterosi ha pensato prima a non prenderle oggi dal Catanzaro, partendo con Costantino addirittura in panchina. Era rientrato, doveva rientrare, quindi è rientrato da poco l'altra volta, ma l'ha messa in panchina. Era una partita di una difficoltà unica, Gigi, e per un certo momento, però, quando ho visto Scognamillo e poi segnare Faiz, hai quel sussulto che dice, ma se cominciano a segnare anche quei signori che dovrebbero stare indietro e che sul calcio d'angolo si precipitano ad andare avanti con Ghion che resta quasi a controllare il centrocampo, vuol dire proprio che non che ti va tutto bene, che si lavora bene durante la settimana, perché quelli non sono schemi che si possono improvvisare, anche perché non è il gol degli ultimi minuti, quando tutto va in avanti alla ricerca della vittoria sull'ultima calcio l'angolo che si batte, ma è durante la partita, e quindi vuol dire proprio che hanno attuato uno schema. E allora, prima di dare la parola a Stefania, vorrei rispondere a qualche tifoso su Ciancio. Abbiamo già detto, non evito di ripetermi per non diventare noioso, chi ci chiede perché ci sono i tifosi all'uscita, non è squalificato il campo, certo che è squalificato, ma la partita a porte chiuse sarà con contro il Latina, perché per motivi legati al regolamento le partite a porte chiuse, se il giudice sportivo si pronuncia mercoledì, non è facile chiudere le porte, magari era già partita la prevenda dei biglietti, l'emissione dei biglietti, insomma situazioni particolari, quindi sarà Crotone Latina senza tifosi e sugli spalti. Stefania, è stata sicuramente la partita più complicata, perché sì, le 5 assenze, 6 diciamolo pure, si con sono Cianci, sentite, ma soprattutto comunque è il post Catanzaro Crotone, quindi mentalmente tu, bravo, approcci alla partita non nello stesso modo, perché vuoi o non vuoi quello scarica un po' di tensioni, no? Certo, sì, infatti erano un po' i timori della vigilia, che l'euforia, l'entusiasmo di questa settimana potesse un po' condizionare l'approccio alla gara da parte della squadra. Non è stato così, ed è importante questo, perché secondo me oggi il Catanzaro ha dimostrato un ulteriore step di crescita, anche perché in altre circostanze, quando ha avuto partite toste come quella di oggi, vedi Cerignola, vedi Avellino, no? Nelle quali era riuscito a sbloccare, poi però non aveva chiuso, è stato rimontato. In questa invece ha avuto la capacità il Catanzaro di, non è riuscito a chiudere la partita, questo è mancato oggi, però è riuscito a rimanere concentrato e a portare a casa questi 3 punti senza subire appunto un gol, un eventuale gol che sarebbe valso il pareggio. Quindi sicuramente ha mostrato uno step di crescita, una mentalità, una consapevolezza dei mezzi, ma anche la capacità di non disunirsi in una circostanza che poteva anche comportarlo, perché le assenze erano pesanti, noi stiamo parlando soprattutto di 4 assenze da nulla, perché parliamo di 4 titolarissimi. E quindi c'era la possibilità che qualche scricchiolio a livello del gioco, a livello di intesa anche tra i reparti potesse esserci. E sebbene forse c'è stata, perché non possiamo dire che è stato il Catanzaro, non era esatto, fluida come esatto, sempre, è normale. Sebbene normale, forse questo c'è stato, il Catanzaro però ha saputo compensare con è altro. È normale che non ci poteva essere il Catanzaro di sempre, anche perché nonostante le 5 assenze, poi di fatto tu giochi con gente in avanti adattata, perché Bombaggi, l'unico che poteva sostituire Gianci, non è una prima punta. Esatto. Quindi fatemelo dire, è da queste partite che passano i campionati, e con queste partite si vincono i campionati, con queste partite si dimostra di avere qualcosa in più in un campionato difficilissimo, veramente. Questa è la prima vera vittoria sporca del Catanzaro. È una vittoria sporca e dalle vittorie sporche passano i campionati. Mimmo, sei più grande di me, quindi forse me lo insegni. No, è lo scarico mentale che preoccupava me alla vigilia.
ho avuto modo di dirlo, perché un derby ti porta via tante energie, sì, mentali, che rispetto a quelle fisiche non sono allo stesso. Quelle fisiche, bene o male, avendo una settimana di tempo da una domenica all'altra, li recuperi, ma l'energia mentale è in una partita dove affronti una squadra che in classifica alla metà dei tuoi punti, e che la classifica, come la leggiamo noi, la leggono anche i calciatori, ti può portare magari a un tipo di sufficienza che il Catanzaro oggi non ha dimostrato. Ha dimostrato, anzi, una verba enorme. Non so quanta gente, siccome passa sempre per il cattivo, io negli anni passati l'ho richiamato Stefano Scognamillo, io non so quanta gente era disposta a fare quello che ha fatto lui oggi, perché la palla gli era rimasta in zona d'attacco, molto vicino alla porta di Alia, e lui, quando ha visto l'avversario che si è fatto male, mettendo il piede in maniera poco educata, diciamo, non ha esitato neanche un attimo a tirare il pallone fuori, quando poteva portare benissimo un cross per gli attaccanti del Catanzaro. E questa è una nota di merito che va ad un signore che magari fino adesso è stato qualche volta contestato per i troppi cartellini gialli, ma che in realtà evidentemente ha un cuore, no? Abbiamo avuto modo di vederlo durante l'asta delle magliette. Assolutamente. È veramente un cuore, lasciatemelo dire, napoletano, perché lui ci ha spiegato il tutto. È un Catanzaro che ha avuto la forza pure di resistere, perché non era facile. E anche se vogliamo dirla, tutto sommato, mi pare che c'è stata una respinta di Fulignati che l'ha mandato in calcio d'angolo, e poi più chiasso in aria, ma poca produzione di gioco da parte del Monterosi. È stata, continuo a ripeterlo, ma non per convincermi, ma perché credo che sia stata la più bella vittoria fatta dal Catanzaro tra tutte le partite fin qui disputate, ma soltanto per la difficoltà che aveva questa partita. Assolutamente sì. Saluto Nicola Ungaro, tra l'altro nostro sponsor, che ci sta seguendo da Milano. Tutta l'Italia è collegata qui, perché si muove la città, si muove la provincia, si muove la regione, si muove la nazione. Avete intanto Alessio Scida, dove oggi l'Andria realizza un sogno, un piccolo sogno, ed è andata a giocare, è finito il primo tempo 1-0 per la Fidelis. Non solo questo risultato parziale, ma anche altri definitivi che andiamo a vedere. I risultati della 13ª giornata di questo estenuante campionato di Serie C: Gelbison Turris 1-0, il Foggia espugna Manopoli con un risultato secco 2-0, Catanzaro va a vincere a Monterosi, lo sappiamo bene, Taranto Viterbese 2-1, il Pescara vince di corto muso ancora una volta contro il Messina di lontano. Le altre tutte si stanno giocando in questo momento. Quella che ci interessa da vicino è proprio Crotone Fidelis-Andria 0-1, e l'ultima, chiedo scusa Danilo, in regia, l'ultima è Potenza 3-0 contro il Latino. Per questa classifica fantastica, bellissima, estenuante ed entusiasmante, la classifica dopo 13 giornate. Il Catanzaro è primo con 35 punti, non avete idea di quanto sono 35 punti dopo 13 giornate, si rischia di girare a 50, non so se avete idea, però nonostante questo, guardate, che il Pescara ha solo 3 punti, il Crotone ha 28, ma sta giocando, Gelbison 19, quindi tra la prima e la quarta c'è il mare. Eppure, è un campionato che va giocato, dura durissima, lunghissima, ma mamma che siamo forti. Monopoli 18 insieme a Latina e Foggia, Giuliano Givestabia 17, Monterosi rimane a 16 insieme a Cerignone e Taranto, Turris 15, Potenza 14, via tutte le altre, ma chiaramente è una classifica che conta poco, visto che diverse partite stanno giocando proprio in questo momento. C'è anche da stabilire il man of the match di oggi, anche se io francamente avrei pochi dubbi, non so voi. Potrete votare il man of the match di oggi con un mi piace sulla pagina Facebook di Catanzaro in Forma, con un mi piace Verna, con un cuore.
grande così, con un cuore grande così, Lito Fazio, e con una faccia scantata, Curcio, la gioielleria Megna, attenderà il vincitore di oggi a Catanzaro Lido, nella loro gioielleria, insieme ai tifosi, per premiare quello che secondo voi oggi è stato il migliore. Stefania. Cominciano a piovere cuori. Pochi dubbi. Una pioggia di cuori. Nella chat cominciano a piovere cuori. Per Lito Fazio. Lui lo si è già espresso? Tu? Sì, no, assolutamente Fazio. Ma perché al di là dell'importanza del gol, che è chiaro, è fondamentale, il gol che ha deciso la partita, è proprio... il significato che assume questo gol nel giorno in cui... sapere, capire, nel prepartita se aveva i 90 minuti, esatto. Ce li ha tutti. Ce li ha e ha dimostrato, il gol poi è un premio se vogliamo, no? Come diceva Mimmo, un po' a tutti i sacrifici che ha fatto in questi ultimi mesi, a quello che ha dovuto sopportare, a vedere la squadra giocare così bene, vincere... E sono sicura che sia stato contento di vedere che c'è un giocatore che ha preso il suo posto e l'ha preso in maniera importante, no? Però non è facile per uno che è sempre stato titolare e titolarissimo vedere ora un Brighenti che difficilmente potrà fare panchina, no? Quindi non è facile neanche questo. Ben venga quindi questo gol di Lito Fazio, ben venga questo suo ritorno in campo, è assolutamente la palma del migliore rispetto a lui. Quasi in lacrime dopo il gol. Sappiamo oggi che oltre mule e gatti, qualora ogni tanto, perché succederà tra infortuni e squalifiche, dovesse saltare... C'è pure la Coppa. Tre. Signore e signori, siamo veramente ben coperti. Scusate se in panchina, se fa parte di una difesa di questa, ma a tutti gli effetti lo fa... Ti volevo aggiungere soltanto una cosa. No, il controllo intanto, Stefania, prima mentre tu mi dici qualcosa, perché questo dato forse è importante e francamente non sono così sicuro se sono 11 o 12, i giocatori andati a segno del Catanzaro dovrebbero essere 11. Andiamo a vedere tutto l'organico e scopriamo. Ti volevo soltanto aggiungere a quello che dicevi tu, che se andiamo a confrontare il punteggio del Catanzaro, cioè 35 punti, con il girone A e il girone B, nel girone A il primo è il Pordenone che ha 9 punti in meno del Catanzaro, ma la cosa se è esaltante il girone B, dove il Mimmo Toscano che guida il Cesena, primo in classifica, ha 11 punti di differenza. Pensate se un la poco, giocherebbe con la Gelbis. Pensate un poco oggi il Catanzaro messo nel girone B con il suo punteggio sarebbe già... E tanto, tanto onore il battistrada, non quello che è. E tanto onore e merito anche Pescara e Crotone. Assolutamente, ci mancherebbe. Quindi è chiaro che è un campionato a sé, dove a questo punto, dobbiamo dire Mimmo, mentre Stefania continua la ricerca, gli scontri diretti acquisiscono anche una maggiore importanza, proprio perché fanno un campionato a parte con le tre. Sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, diciamo che... c'è anche da non sottovalutare soprattutto il Pescara che è passista, cioè una squadra che riesce a portare a casa l'1-0 molto spesso, è successo a Catanzaro anche oggi, però voglio dire è una squadra ben messa in campo, ben fatta, ben costruita anche oltre a Catanzaro e Crotone, c'è da tenere conto anche del Pescara. Ma è l'unico girone, diciamo, dove non c'è il punteggio più alto. Questo che cosa significa? Punteggio più alto mi riferisco anche alle seconde e alle terze. Sì. Mi riferisco al trio, cioè Catanzaro, Crotone e Pescara, dove c'è da lottare, ci sarà da lottare fino in fondo. I segnali che sta avendo il Catanzaro sono importanti. Perché è importante non solo per Fazio quello che è successo oggi, ma è importante per tutta la tifoseria che deve rendersi conto che il Catanzaro, al di là dei 35 punti, ha dei numeri che sono terrificanti, lasciatemelo dire, stavolta terrificanti scritto con 4 R. Perché veramente è l'orgoglio, un orgoglio bello da vedere giocare anche nelle difficoltà. Sa usare i metodi propri di questa categoria. Eh sì, perché oggi l'abbiamo vinta proprio così, da categoria, da squadra che dopo l'euforia, l'entusiasmo e nelle difficoltà si è detta e anche vinciamola male e torniamoci a casa. E anche con questa.
E con il cuore, e con il cuore. E allora, quando suona questo di Portobello, lo sapete che emerge dov'è? Dal mare. Ma è emerso... il deo degli dei. Il deo? Sì, sì, impazzito. Non sei un dio, sei un deo. Che significa? Che non, sei... non puoi essere un dio, vabbè, dai. Sono un deo. Senti, oggi come hai esultato? No, non ho insultato perché non ho visto il gol, che ero al gabinetto, per cui proprio non ho... Quindi fai una cosa, vatti a pisciare più spesso. Vabbè, stavo allora, pensando questo. C'è la nipotina di Mimmo che guarda la partita. Mi permettete con inquadratura larga, Tolomeide, tutti insieme, compreso te, un applauso al Conte Max. Ciao, Carlini, perché le tue parole di del pre-partita e la tua presenza in campo è sempre commovente. Grande Max Carlini. No, gran belle parole, insomma, sono contento di non avere potuto verificare se avesse se avrebbe se avrebbe il nipote di Mimmo dice Tolodeo. Tolodeo, va benissimo. No. Allora, no. Che notizie abbiamo? No, vabbè, innanzitutto saluto coloro i quali ci stanno ascoltando e ci stanno seguendo in differita sul canale 182 lunedì, e li invidio un pochino perché sanno quanto è finita Crotone Andria, perché noi siamo un attimino così, perché insomma, dai. C'è Crotone Andria. C'è Crotone Andria. Quelli che ci vedono in differita perché sanno già quanto è finita Crotone Andria. L'invidio anche io, cioè non me ne può fregare di meno. Sì, intanto hai 11 ce l'abbiamo fatta. I giocatori andati a segno, come giustamente dicono i nostri web spettatori, e ti aggiungono un altro dato, che è la prima partita che finisce 0-0 il primo tempo. Sì. In realtà l'avevamo sempre risolta prima. Scopriamo, quindi Tolomei, se sei d'accordo, quanto sono importanti gli Mello e Van de Put insieme al Biasci. E quando sono importanti anche a volte i nostri ascoltatori, perché ci segnalano delle cose che noi non ci siamo accorti. Domani lo sta scrivendo anche l'italiano, ci seguono anche dell'Inghilterra. E allora, signore e signori, no, e io volevo anche mi devo ripetere: si muove la città, si muove la provincia, si muove la nazione, si muove il continente. Si muove il sistema solare, non lo so, diciamo. Si muove la terra. Comunque, io per arteriosclerosi non ricordo più quello che stavo per dire, quindi ti ripasso la linea. Ma abbiamo gli highlights. Abbiamo gli highlights, abbiamo anche Vivarini in audio, insomma. No, godiamoci prima questa vittoria tanto sporca. Non sono lunghissimi gli highlights. A proposito, cari colleghi, cari web spettatori, avrei voluto fare il collegamento con la collega di Monterosi, ma purtroppo di Viterbo, ma purtroppo è in viaggio. Quindi non abbiamo questo piacere, ci dobbiamo accontentare di Scarpò. Stai bene, Scarpò? Sto bene, grazie. Quando facciamo a cambio? Quando ci sarà questo? Quando vuoi. Basta che te ne vai. Va bene. Okay. Cioè, prima assicuriamoci che lei venga e poi cacciamo. Ecco, assicuratene, perché mi sembra difficile. E intanto ci andiamo a vedere Monterosi Catanzaro 0-1. Il Catanzaro continua e segna Lito Fazio. Lito Fazio. Lito Fazio. Fischio che arriva in questo istante, allora si inizia a giocare, e quindi buona partita a tutti con il Monterosi che butta su il primo pallone. A spazio il 10, porta palla, il tocco per Santarbi, arriva anche un compagno vicino a lui per la conclusione, pallone alto. Non ce la fa Cianci, viene chiesto il cambio per il 99. In lacrime. Non c'è nulla per il direttore di gara, si continua a giocare. La rimessa battuta lunga per Sounas, che però perde il pallone, poi lo recupera con l'aiuto di Bombaggi, entra nella di rigore Sounas, il cross dentro, messo fuori dalla difesa del Monterosi, il tocco per Curcio, quindi Verna, Tentardini di tacco per Curcio, il cross profondo, il colpo di testa di Bombaggi. Riparte il Catanzaro, il tocco per Curcio che prova la conclusione, ribattuta, ancora Curcio, la parata di Alia che però deve concedere il corner, la finta di Di Paolo Antonio, il cross di dentro di Cancellieri, poi la conclusione di Tartaglia, pronto per provare a intercettare il cross, il pallone lungo, il pallone che passa! E ci pensa Fazio di testa a trafiggere Alia, dopo che Scognamillo l'aveva rimessa dentro sempre di testa. Passa in vantaggio il Catanzaro con il gol di Fazio al minuto numero 10 in questo secondo tempo. Il tocco per Gasperi,
quindi parlati Lipani, il pallone è dentro per Costantino, troppo lungo il pallone per lui, esce Fulignati, fa suo il pallone, pallone che passa, Catanzaro lo allontana e arriva il triplice fischio del signor Claudio Panetella di Bari. Dio Oliverio Gentile si impone in casa del Monterosi per 1-0 grazie al gol di Fazio. Durante gli highlights, innanzitutto un saluto a Cianci che forse ci sta anche seguendo. Dai Pietro, ribadiamo che ha avuto un colpo alla testa, non ricorda il momento, commozione cerebrale per lui, domani, tac, qui a Catanzaro, ma non dovrebbe esserci nulla di preoccupante. Certo che lo spavento c'è stato, soprattutto quando... Esce piangendo. Esce piangendo e non è bello. No. Oh, Stefania, leggi Oliverio Gentile, lo leggo. Stefania numero uno, non c'è partita con la collega del Centro Italia. Figuriamoci. Cioè, me la gioco su altri aspetti. Figuriamoci come siamo messi dal centro in giù e come sono messi dal centro in su. Detto questo, Scarfò. No, la collega del Centro Italia, non dal. Del Centro Italia, perdonami. E io dico, figuriamoci come siamo messi da Roma in su, evidentemente. E allora, Stefania, Situm oggi, subito anche lui, dal primo minuto, e li ha tenuti tutti in 90, non era il solito sintomo del normale. Sunas ti faceva notare Mimmo a telecamere a microfoni spenti che dopo il 60esimo va in fase galattica, sì. Ci può stare dopo, sì. Un inizio fantastico. Sì, per quanto riguarda Situm non mi aspettavo molto di più, devo dire la verità. È chiaro che ci fosse stato Van de Putte oggi lo avremmo visto secondo me ancora a mezzo servizio, nel senso avrebbe, sì, fatto uno spezzone di partita ma non tutta la partita, quindi è chiaro che ancora non ha i 90 minuti, non ha la gamba per fare quello che può e che sa fare. Rientra comunque da qualche settimana di stop, quindi va aspettato ancora il giocatore, ma è chiaro che è un giocatore che fa la differenza sulla fascia e che secondo me darà molto a questo Catanzaro. Per quanto riguarda Sunas, è vero, è un giocatore che tende a partire fortissimo, che tende sin da subito a spaccare la partita, nel senso è uno che ti crea superiorità, che fa inserimenti, è uno che non si risparmia, sì, non si risparmia mai. Ed è altrettanto inevitabile che comunque un lavoro come questo sia particolarmente dispendioso e probabilmente ne riesce a mantenere questi ritmi per 60-70 minuti, poi non ce la fa. Anche perché le partite iniziano ad essere tante. E Mimmo, a te invece volevo chiedere, di Sunas ne abbiamo parlato, che ridi? No. Però questa è ridendo, no, sorridevo. Perché Terry scrive della serie, lo dico io, facciamoci del male, scrive: senza un attaccante vero non ci siamo mai abbassati. Vorrei sapere il perché da Gigi nella sua lavagna tattica. No. Ecco, questa è la serie, facciamoci del male stasera. Non ci siamo mai, senza un attaccante vero non ci siamo mai abbassati. Vorrei sapere il perché da Gigi nella sua lavagna tattica. Dai. Fammi sapere cosa intendi per abbassati, Terry, perché potrei non capire bene quello che vuoi dire. Poi magari te lo spiego sbagliando, sicuramente, ma facendo felice Mimmo. E allora, ci seguono anche da Como, mamma che siamo forti, ci seguono anche da Barcellona. Però io volevo semplicemente uscire un attimo dal binario. Sì. Perché io mando le cartoline a quel famoso mio amico, questa volta la voglio mandare un po' a tante altre persone. A cominciare dal signor Trentalange, che è il successore di Nicchi all'AIA, anche perché... È il rigore? Non succede? No, non mi interessa se è il rigore, ma l'arresto di Rosario D'Agostino, procuratore nazionale AIA, è la vergogna per tutta la categoria, per l'AIA, perché, guardate, è ridicola, avete letto quello che ha scritto l'AIA? A sua discolpa? No, io ne ha scritto letto, che scritto. Quando si fa l'arbitro, si entra negli ambiti arbitrali, bisogna sottoscrivere un documento dove si dice non ho mai commesso niente. Peccato però che il signor D'Agostino nel 2020, a marzo, era stato intercettato perché vestito da militare durante il lockdown, perché lui è stato ufficiale dell'esercito, che faceva il Corriere della Droga fra Milano e la Brianza.
A maggio del 2020, perdonami, perché lo dico anche a discolpa degli arbitri seri di Lega Pro, a maggio del 2020 è stato arrestato mentre smistava 40 kg di marijuana. L'11 marzo del 2021 è stato nominato procuratore nazionale dell'AIA. Allora l'AIA dice: noi non siamo tenuti ad indagare. Signori, ma leggere i giornali ci vuole molto. Cioè, sarai pure, caro Trentalange, nonno tenuto ad indagare, ma un minimo di quotidiani il giorno lo leggi. Poi se ne è uscito, noi non ne sapevamo niente. Ma la cosa più bella è stata che questo signore a luglio 2022 ha ricevuto il premio Concetto Lobello, che secondo me è Concetto Lobello, Lobello nella tomba ci sono sbagliati sia nel concetto sia sul Lobello fondamentalmente. Quindi complimenti alla faccia tosta di Trentalange, complimenti a Gravina che dice: non immaginavamo questo colpo basso. Signori, state ognuno al vostro posto e cercate di essere leali, onesti soprattutto, perché il calcio è un'industria, sì, ma non per forza devono essere puniti quelli che giocano il calcio in maniera pura. Potete evitare di commentare la partita del Crotone sulla web chat, perché io arrivo dopo su sport. E mi fate venire un infarto? Grazie. Allora, Terry aveva spiegato che cosa intende, hai letto? Lei dice: siamo rimasti sempre alti pur non avendo un centravanti. Alti se nella fase di non possesso è chiaro che rimani alto, perché vai a pressarli forte. Se nella fase di possesso, se tu vieni basso anche con un centravanti oggi, che è il Monterossi, era molto schiacciato e quindi non ti dava campo, difficilmente prendevi la profondità. È chiaro anche che Iemmello è un altro tipo di giocatore, ecco perché mi incacchio quando lo criticate, e quindi sa quando attaccare profondità e quando venire a giocare con noi, quando non andare troppo lungo e venire corto, quando giocare sul breve o quando giocare lungo, perché è un giocatore che ha fatto la Serie A. Senza un attaccante vero e con bombaggio adattato, i movimenti sicuramente non erano fluidi. I fondamentali tecnico-tattici e i movimenti tecnico-tattici del giocatore, è lì che si vede la differenza, non possono essere uguali a quelli che ha Iemmello. Ed è chiaro che quindi non ha alternato il gioco lungo dal gioco corto. Però è anche vero che il Monterossi ci ha costretto a giocare in un certo modo, e oggi sulle fasce non avevamo mai qualcuno che potesse creare superiorità, perché Tentardini non ce l'ha, lo devi mandare, e Biasci in questo è bravo, e perché Situm chiaramente non sta ancora al 100%. Si è bloccato intanto l'Eleven Sport? No, si è ripreso. Dall'Ezio uscita, dove oggi Landia realizza il suo sogno, andiamo ad ascoltare insieme a voi, perché sono curioso di sapere. Prima mi correggo, perché si chiama Rosario D'Onofrio, non D'Agostino, ho sbagliato io. Ok, grande Mimmo, sì, l'ha detto anche un web spettatore che ci ha girato, Francesco, detto Chopper, mi ha girato personalmente un dato sui marcatori che forse nemmeno lo staff di Vivarini ha, un grafico dettagliato che vi voglio mostrare poi grazie alla regia. Grazie a Francesco Severino, detto Chopper, per questa chicca analitica, statistica. Eccola, guardate, Francesco c'ha i gol per tempo, i gol subiti per tempo e poi il grafico sui gol segnati da minuto a minuto, cioè dall'1 al quinto, dal sesto al decimo. Guardate quanto il Catanzaro, e lo scopriamo grazie a Francesco, quanto è capace di segnare nei primi 45 minuti. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 21 gol nei primi 45 minuti, la maggior parte dal 26esimo al 45esimo, perché sono 4, 7, 5, 12, sì, contro gli 8. E quindi questa è la prima partita che il Catanzaro non segna nel primo tempo. Il primo tempo ne abbiamo fatti 20 e il secondo 16, subiti 2 nel primo tempo e 4 nel secondo tempo. Quindi fondamentalmente nel secondo tempo la squadra un po' cala,
Questo è il dato numerico, statistico, però perché cala la squadra nel complesso del campionato? Perché dopo il primo tempo, spesso e volentieri, l'ha già chiusa. Quindi ricordatevi di guardarli i numeri, ma i numeri vanno sempre saputi leggere e interpretare, perché sono dati scientifici, ma che vanno poi inserite insieme ad altri dati per diventare precisi, dati di carattere tecnico, tattico e anche fisico, mentale e di contesto, cioè all'interno della partita. Vi ricordo anche che Vivarini effettua i cambi proprio live, cioè a seconda di quello che tramite GPS lui sa sui chilometri percorsi di ogni singolo giocatore e su quanto loro hanno speso e quanto e in quanto tempo recuperano. Spesso cambia Suras perché i suoi tempi di recupero si allungano, e quando si allungano i tempi di recupero, e lui lo sa da GPS, vuol dire che è più stanco, e lo leva, lo mette fuori. E allora, Stefania, ti aspettavi questa partita o te ne aspettavi un'altra? Prima della partita avresti firmato per un pari o no? Per un pari? No, per un pari il Catanzaro non può e non deve firmare mai. Ecco perché sei superiore anche a quella cavalla di Viterbo. Vabbè, ora come rispondi a questa domanda? Come stavo facendo? No, vabbè, è chiaro, non puoi, non firmi mai per un pareggio se ti chiami Catanzaro e sai di essere forte come sei forte quest'anno, quindi assolutamente no. Sapevamo quali potevano essere le difficoltà di questa partita, le abbiamo dette, le tante assenze, le troppe assenze, l'eccessiva euforia della settimana post derby, però il Catanzaro ha una rosa tale da poter vincere queste partite e l'ha dimostrato anche con tutte le assenze del caso, anche con al termine insomma di una settimana tanto chiacchierata e tanto vissuta sulle ali dell'entusiasmo. Soprattutto dimostriamo oggi di avere grande maturità, grande forza mentale, e serve questo per vincere i campionati. Andiamo ad ascoltarci Vivarini, così poi commentiamo insieme quanto detto dal mister nel post Monterosi Catanzaro, la partita più complicata. Vivarini. Così prima di tutto ci siamo spaventati perché in mezzo al campo non si ricordava che cosa era successo, aveva perso un pochettino la visione del tempo, della situazione, quindi ci siamo un po' preoccupati, però adesso sta molto meglio, insomma, mi pare che non sia niente di particolare, è chiaro che bisogna fare degli accertamenti che faremo domani a Catanzaro. È una partita strana, lo sapevamo prima di venire qua, perché abbiamo incontrato una squadra che tatticamente, io l'avevo detto diciamo prima della partita, che è molto attenta, molto accorta, effettivamente hanno fatto una partita di grande attenzione, non ci hanno concesso un minimo di spazio nella fase di sviluppo, hanno poi sempre raddoppiato, era una partita molto bloccata, molto difficile. Poi erano molto molto bravi ad abbassare i ritmi della partita, quindi non si riusciva a dare intensità, non si riusciva a dare velocità al gioco, ne è venuta fuori una partita non bella, con diciamo delle difficoltà da parte nostra nel trovare la profondità, nel trovare le occasioni da gol, al di là della gestione della partita, che secondo me è stata fatta abbastanza bene, abbiamo concesso una ripartenza importante per loro al primo tempo, che era una delle armi che sapevamo che loro potevano sfruttare oggi, e in quell'occasione ci siamo fatti anche trovare non messi bene, però per il resto poi non abbiamo nemmeno diciamo avuto tanto affanno nella fase difensiva, quindi diciamo. E poi con queste partite qui si risolvono sicuramente con un episodio che, per fortuna per noi, insomma, in quel calcio d'angolo siamo stati bravi a fare gol. Sì, ma questa è una cosa che bene o male sappiamo, la squadra ce l'abbiamo, queste situazioni qui l'abbiamo confermato oggi alla grandissima, dimostrando ancora oggi che anche la mancanza di 5 giocatori, insomma, l'abbiamo accusato poco. È chiaro che magari avevamo meno cambi da fare, però bisogna fare veramente un plauso di alto livello a chi è che magari oggi è sceso in campo.
Beh, oggi abbiamo giocato in casa, eravamo a Viterbo ma abbiamo giocato in casa perché si sentiva solo la nostra curva, c'erano tante persone, non so quanti, però si sono fatti sentire 513, quindi ci sono fatti sentire tutta la partita, questo io l'ho detto, la nostra forza. Oggi era importante mantenere sempre la carica nervosa e la voglia di voler vincere la partita. E questo, sotto questo aspetto qui, i nostri tifosi sono importantissimi perché ci ravvivano sempre la partita, ci rendono sempre partecipi per l'obiettivo finale, quindi una cosa molto molto importante, siamo orgogliosi di avere questo tifo. Speriamo di averli ripagati, anche se oggi secondo me non abbiamo fatto una bella partita, una partita giusta, perché comunque sono ogni partita da qui alla fine sarà molto complicata. Oggi è stata una partita complicata e quindi dovremmo farne diverse di queste partite e dobbiamo essere bravi a portare sempre il risultato a casa. Abbiamo fatto una partita giusta. Partiamo da questo, Stefano. Eh sì, è un po' quello che abbiamo commentato, no? Insomma, l'ulteriore step, l'ulteriore crescita del Catanzaro sotto il punto di vista della maturità, della consapevolezza, perché Catanzaro sa come e quando deve spingere, sa anche quanto può spingere, era consapevole delle difficoltà dal punto di vista della manovra, del gioco, anche della creazione lì davanti di qualche cosa di importante, dovuto alle assenze, è chiaro, perché ti mancano Biasci, Iemmello, ti viene a mancare Cianci anche nel corso della partita, è chiaro che lì davanti fai più difficoltà, nonostante la prova di grande sacrificio di Curcio e di Bombaggi, però è normale che qualche meccanismo venga meno. Quindi Catanzaro sì che ha fatto la partita giusta, perché ha saputo soffrire, ha saputo aspettare il momento giusto per colpire il Monterosi e poi ha saputo difendersi, perché non è un crimine, non è una vergogna poi difendere, provare anche a difendere un risultato. È vero, ti chiami Catanzaro, vinci facile quasi con tutto e quindi sembra quasi, insomma, un po' uno snaturarsi, ma non è così. Il Catanzaro deve imparare anche a difendersi, a vincere partite sport, oggi ha dimostrato di saperlo fare. La temeva tanto e la voleva sapeva di doverla vincere così, anche perché il Monterosi l'ha preparata benissimo e forse è felicissimo di averla vinta così. Sì, perché secondo me ha avuto riscontro sul campo di quelli che sono stati i suoi dettami durante la settimana. È un grande allenatore, è uno che riesce a preparare la partita, ma riesce a dare anche dei cambi all'incontro laddove c'è necessità, a dare un impulso diverso alla gara. Cosa dire? Niente, il campionato si vince così, caro Gigi, si vince con questi portando da fuori casa tre punti anche nei momenti di difficoltà maggiore. Come può essere, ce ne saranno altri, ma il Catanzaro fatto di questa tempra probabilmente sta dando il là, come fanno i grandi direttori d'orchestra prima di aver cominciato a impartire la musica secondo il suo orecchio. È questo che ha fatto Vivarini e lo sta facendo egregiamente. C'è un messaggio proprio per Vivarini. È bello quello di Anna. Sì, sì. Sì, la mia amica Anna, brava Anna, del resto non è Anna, è una persona molto intelligente. La carta vincente di questa squadra è Vivarini. Ho ascoltato l'intervista, non perde mai lo stile. Poche parole ma dette bene, ha la mentalità, ha concluso dicendo vincere alla fine in qualsiasi modo. Chapeau. Vivarini, intanto lo sapete bene che il Crotone ha pareggiato, manca ancora mezz'ora e con questo Chiricò è giusto che si vinca la partita perché sono più forti di questa Andria, manca mezz'ora, vedremo come andrà a finire. Intanto attacca l'Andria in questo momento, che se la sta giocando comunque sì, bene. A Lezio ha anche rischiato il 2-0 prima di subire il pareggio. E ricordiamoci che stiamo facendo un grande cammino, ma Pescara e Crotone sono lì e non pensate solo al Crotone, perché il Pescara è secondo in classifica e merita tutte le nostre attenzioni. Tra qualche settimana si va lì. Qualcuno scrive che ha vinto immediatamente, oggi francamente non lo so perché non l'ho vista, ho visto soltanto il Catanzaro. Vivarini ha detto un'altra. Sarà stata un'altra partita sporca anche quella del Pescara. Vivarini ha detto un'altra cosa molto importante, giocavamo in casa, si sentivano soltanto i nostri, perché si muove la città.
Mi, l'ho mai detto? No. Mai sentito? Si muove la provincia. E volevo fare... la regione. Volevo fare una, la nazione, il continente. Si muove. Il continente sì, città. Perché guarda bene... Inghilterra, Barcellona... Dillo, l'ho no. L'ho detto, l'ho detto, si muove la Calabria, sempre giallorossa. Volevo fare un applauso a tutti quelli che sono spostati verso Viterbo oggi, da tutte le parti d'Italia, e buon rientro ai tifosi, e qualcuno di loro ci sta guardando. Grazie. Ragazzi, voi non lo vedete, ma Tolodeo, appena sento... Tolodeo! Comandi? Tolodeo. Ma lei dice a me? Lei, ma dice, lei, certo, io dico a lei. Lei dice a me? Ma faccio... Dove è perché, che era? Perché non vai a fare la pipì, così l'Andrea magari fa il 2-1? Dopo due diuretici non ne posso più. No, allora, va bene. Innanzitutto ero in debito dell'orario della replica, giustamente me l'hanno detto. Domani andiamo sul canale 182 di Casen TV alle 15 e alle 21.30. E poi, visto che non c'è il pro di Gianfranco, aggiorno io sulla Primavera, che ha giocato ieri al federale, e queste sono alcune, diciamo, immagini. È finita 2-2 con ricordiamolo che Catanzaro Informa trasmette le partite in diretta della Primavera, tutte le partite in casa della Primavera, l'abbiamo fatto anche ieri. Questo è il gol iniziale di Maresca per il Foggia, poi c'è stato il pareggio sempre su azione di calcio d'angolo di Tedesco, e poi nel secondo tempo Raffaele aveva portato in vantaggio il Catanzaro, e il pareggio finale del Foggia con Maresca. C'è stato anche ieri come oggi, questa analogia, è un momento di spavento, perché il portiere del Catanzaro Gualtieri è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco, pare che avesse addirittura perso i sensi, comunque poi è stato sostituito, le cose insomma sono andate bene. Prossimo match del Catanzaro contro il Potenza, un andamento altalenante quello della squadra di Spadea quest'anno, però diciamo il podio sembra nel mirino, quindi insomma... Vuoi piangere, Tolodeo? Perché che è successo? Questo messaggio te lo leggo ad altissima voce. Va bene. Siamo di rientro, precisamente Calmo Time, quindi qui ha sbagliato tutti i nomi, volevano dire dove erano, è nel Pullman, studio giallorosso a palla. E andiamo. L'entusiasmo. Si è commosso, si è commosso. Che in realtà era un po'... commosso, un saluto a tutti i tifosi che sono sul Pullman e ci stanno seguendo. Spero di raccontare tante trasferte quest'anno, e che alla fine quella che conta, quando conta, sarà quella giusta e dura, durissima, lunga, lunghissima. Mamma, chi siamo forti. Allora, come sta andando, Tolomeide, il man of the match? Lo ripetiamo intanto per chi volesse ancora una volta: la gioielleria Megna di Catanzaro Lido mette a disposizione il premio per il giocatore, per l'MVP di giornata, scelto da voi sulla pagina Facebook di Catanzaro Informa. Oggi potete votare con un mi piace Verna, con un cuore grande così Lito Fazio, e con una faccia scantata Curcio. Guarda, ultimissimi aggiornamenti non ce l'ho, però poco fa c'era proprio una pioggia di cuori, tipo sì. 140-63 quindi, perché oggi è il Lito Fazio Day. Ci scrivono, dimmi, che ci manchino contemporaneamente Biasci, Ghiemmello e Van de Put, spero non capiti più. Sì, ecco, qui volevo arrivare. È vero che abbiamo vinto una gran partita, è vero che abbiamo due squadre, però è anche vero che a 5-6 giocatori nemmeno il PSG potrebbe farne a meno, quindi figuriamoci in Catanzaro. Esatto, sì, ci sono giocatori, dicevamo, ma anche Brighenti. È vero, sì, che c'è stato Fazio che non l'ha fatto rimpiangere, però sono quattro giocatori che non si possono regalare agli avversari. Non si può partire con quattro defezioni di questo livello, perché è chiaro, anche una squadra come il Catanzaro che ha... l'abbiamo sempre detto, quei 15-16 giocatori sullo stesso livello, però quando ti mancano quattro fra i più rappresentativi lo accusi, perché sono giocatori determinanti, non sono... Del resto è impossibile avere due gemelli. Posso rispondere a due? Ma anche due Biasci, perdonami, e con l'intesa che ha con Van de Put, esatto, ragazzi, perché all'interno, lo dico che è una questione tattica. Sì. E dillo, all'interno del sistema e di principio ci sono le cosiddette combinazioni semplici, cioè l'intesa fra due giocatori. E quella fra Biasci e Van de Put è qualcosa che... nella nostra squadra è determinante. Allora, il mio intervento sul signor D'Onofrio, qualcuno mi ha scritto che non gliene frega niente.
può anche non fregargli niente. Ma Beba, mi piace quando sei polemico. No, doveva andare a parare a qualche parte. Sapete perché? Perché era portiere. No, perché al sesto minuto, no, stiamo parlando del procuratore nazionale Aia, ok? Al sesto minuto viene ammonito Cianci, diffidato, per un fallo che sì, è entrato Maluccio al limite dell'area. Al sesto minuto. Esatto. Al ventunesimo andava espulso il portiere e concesso il rigore a Catanzaro, se la vogliamo dire tutta, ok? Poi, se la vogliamo finire di dire tutta, ho contato che c'è un certo giocatore del Monterosi che si chiama Lipani, che ha fatto 12 falli nel primo tempo e 4 ad inizio ripresa e non è stato ammonito. Allora io mi riferisco che se chi deve comandare, mi riferisco a Trentalangi, mi riferisco a chi stabilisce gli arbitri in Lega Pro, che non è Trentalangi, perché Trentalangi è il capo dell'AIA, ma mi riferisco anche al procuratore nazionale. Attenti, perché c'è chi fa questo campionato con i propri mezzi e in maniera tranquilla, leale ed onesta. Questo era il mio messaggio, non per andare contro il signor D'Onofrio, che non ho il piacere di conoscere e che mi auguro di non conoscere, visto le attività che faceva parallelamente a quella che avrebbe dovuto fare. Solo per questo, senza credine per chi mi ha scritto, probabilmente ritenevano opportuno che non parlassi, ma io ho parlato anche per quello che ho visto oggi. Diciamo che è un argomento a te particolarmente no, sensibile. No, anche per quello che ho visto intanto oggi a Viterbo. Intanto all'uscita, rigore discutibile, non concesso al Crotone. Poi sulla ripartenza, grandissima occasione per l'Andrea, che sta giocando la sua onesta partita. Vediamo il replay qui per il rigore. No, francamente no. Non c'era, anche se dal vivo francamente mi era sembrato di sì, invece dal replay dico di no. Andrea che se la sta giocando a viso aperto, non sta giocando per mantenere l'1-1. Crotone che va avanti tutta con un Chiricò in grande spolvero, e Chiricò contro tutti, del resto i giocatori non si discute. E allora, meno del match fatto, primavera fatta, interviste fatte, a che punto siamo? Ce ne andiamo a casa? Mimmarello mio, o vuoi fare una domanda tu alla signora Stefania Scarfone? Faccio la domanda alla più bella e alla più brava, brava giornalista. All'interno dello studio. Ecco, tanto per rispondere a lui, che la deve smettere, insomma, di andare a cercare a destra e a sinistra. Vabbè, se Scarpò mi rigetta, io devo trovare. Sì, va bene. Una domanda a Stefania, sì, gliela farei al di là della penna giallorossa, perché bellissimo. Che si complimentano tutti. Che si complimentano. Ma ce l'ha solo lei e non me. Ne ho diverse, devo dire la verità, ne ho diverse. Quando ho detto la penna ce l'ha solo lei e non ve la dà, tu a cosa hai pensato? Ma posso parlare con Mimmo, per favore? No, non so, state parlando di calcio, vero? Beh, okay. A cosa? Allora, alla penna? Tu che segui il cammino del Catanzaro fino a questo momento, sì. Riesci a trovare qualcosa che non ti è piaciuto? No, non c'è niente che non mi è piaciuto, è una squadra cioè qualcosa imbattuta, che vada al di là del primo posto in classifica e del resto. No, è il secondo tempo di Avellino, ti posso dire, ma è chiaro che è riferito ad un frangente di gara, no, non c'è niente che non mi sia piaciuto quest'anno. Forse perché, solo quei 45 sì, minuti. Sì, solo quei 45 minuti che ovviamente... Che ci possono stare. Ma ci possono stare, sì, stiamo parlando di due pareggi. Stiamo parlando di due pareggi nell'arco di un avvio di campionato di 14 giornate, insomma. Mi sembra veramente... Il Crotone francamente non ho visto, vediamo se c'è. Approfittiamo del replay, una trattenuta anche abbastanza evidente. Poi si lascia andare il difensore del Crotone, l'esterno Giro. Del Crotone. Rigore che ci può stare, andrà a battere non so chi. E vedremo questo e poi ci salutiamo. Intanto il prossimo turno, anche sicuramente importante questo. Vediamo, grazie alla regia di Danilo Scalise, Catanzaro Gelbi, sono ore 14.30 al Cevapolo, ma nel frattempo mercoledì c'è una partita di Coppa, espulso l'allenatore dell'Andria contro l'Avellino,
alle ore 17, se non ricordo male, Catanzaro Gelmison, Messina Potenza, Andrea Monterosi, Foggia Cerignola, Giuliano Monopoli, Latina Juventus, Picerno Avellino, Viterbese Crotone, non è semplice lì, Francavilla Taranto e Turris Pescara, non è semplice lì. Sulla carta e solo sulla carta, un turno che potrebbe essere favorevole ai giallorossi di rispetto alle due antagoniste, ma di questo ne discuteremo venerdì. Ha segnato intanto il Crotone sul rigore, ha segnato chi Stefania? Non so chi lo ha battuto, Eleven Sport è un po' indietro, quindi sì, ce lo godiamo in diretta questo gol. Gomez eccolo, sul sì, dischetto, ce lo godiamo, si fa per dire, nel senso che è chiaro che noi avremmo voluto che il Crotone non vincesse questa partita. Parte Gomez, no, ancora no, parte tra un po'. Gomez, puoi partire Gomez? No, lo sto chiamando te, stai tranquillo. Sto chiamando Gomez che parte ora su Eleven Sport e la mette alla destra del portiere. 2-1, Crotone. E allora, ma chi se ne frega, potremmo anche dire, perché il Catanzaro va e va alla grande, ha vinto anche oggi, grazie al cuore, alla testa, alle gambe, alla voglia e alla fame di questa squadra che, unita a quella della città, sta facendo veramente un cammino strepitoso. Quello che conta però è a maggio, lo sappiamo, che dura, durissima, lunga, lunghissima, mamma che siamo forti. Grazie a Todeo, grazie alla regia di Danilo Scalise, grazie alla fantastica, che non scambierei con nessuno, Stefania Scarfò. Ciao Stefania. Ciao Gigi, buonasera a tutti. Grazie al compare Mimmo Barbaro. Buonasera a tutti, ciao. Un saluto a Gianfranco Giovane, oggi assente per motivi familiari, soprattutto un saluto a voi che ci seguite da ovunque, dai pullman, dalle macchine, da casa, dal TV, dalla TV, dal cellulare, dagli smartphone, dal PC, da tutte le parti d'Europa. Il Man of the Match è finito. Il Man of the Match lo vedremo poi. Sì, ma stanno arrivando cuori a ripetizione. Vito Fazio va verso la vittoria. Ci seguite da ovunque, perché questo Catanzaro è amato da ogni parte d'Italia e del mondo. Il Catanzaro è una fede. Si muove la città, si muove la provincia, si muove la regione, si muove la nazione, si muove il continente. Dirindindì, è tornato il Catanzaro. Ciao!